Salutiamo i nostri telespettatori, salutiamo nei nostri studi il sindaco di Nocera Inferiore, l'avvocato Manlio Torquato. Facciamo un po' il punto di quello che accade nella città di Nocera Inferiore in questi giorni, in queste ore. C'è un po' di fibrillazione anche dettata dai vari incontri, sindaco, che ci sono stati di carattere politico, che esulano un po' dall'attività amministrativa, ma che comunque hanno creato un po' di malumori e anche hanno riacceso il dibattito politico in città e che si proiettano verso la campagna elettorale, quindi una vigilia di campagna elettorale anche tra i partiti della sua maggioranza. Ma di questo parleremo tra pochissimo perché credo che innanzitutto dovremmo fare un riferimento alle dimissioni di un assessore della sua giunta, l'assessore Antonietta Manzo che si è dimessa da assessore alle politiche sociali. In questo momento lei mantiene la delega, secondo qualcuno non con le competenze giuste, e poi ci si chiede quale potrebbe essere il futuro della giunta. Ci sarà un rimpasto? L'assessore Manzo resterà l'unico dimissionario o potremmo aspettarci da qui a giugno anche qualche altra novità? Allora, mi dà innanzitutto modo di ringraziare l'assessore Manzo, che è stata già una specchiatissima dirigente del nostro comune, chiamata come assessore tecnico, che per una scelta personale che nulla ha a che vedere con la politica e con la maggioranza né con l'amministrazione, come lei ha ben chiarito in una lettera, ha ritenuto di rimettere il mandato. Ha condiviso con me questa scelta. E quindi la ringrazio per il modo assolutamente corretto. Quindi non c'è, lo dico a qualche consigliere, che in modo intemerato per la modalità, non per la valutazione, chiede chiarimenti. Quando le scelte sono personali, le scelte sono personali, punto, non vanno commentate. E quindi non c'è nulla da chiarire da questo punto di vista, ma da rispettare. Quanto al fatto che io possa o meno mantenere la delega e come ha detto la consigliera comunale di opposizione di minoranza, consigliera Lanzetta, che qualora in una dichiarazione giornalistica, qualora io dovessi mantenere la delega, sarei un pessimo assessore, io dovrei ricordare come ello ha svolto l'assessorato quando era con me nel 2013-14. Doveva portare a termine delle attività legate alla raccolta differenziata, fu tale il livello di contrasto che lei ebbe con uffici, dirigenti ed altro, che fui costretto, mio malgrado, a revocarne la delega. Quindi noi abbiamo un caso concreto, misurato, di missione assessorile non compiuta, quindi la inviterei ad astenersi da valutazioni improprie. Quanto alla delega in sé, valuto se sarà trattenuta da me o se sarà assegnata a competenze comunque tecniche e non politiche. Quindi lei è ancora in fase di decisione, Sì, di ma si risolve in pochi valutazione. giorni. E, queste dimissioni però potrebbero far pensare anche ad un rimescolamento delle carte in seno all'esecutivo. C'è qualcuno, sempre dagli ambienti politici e da voci di corridoio, che pensa che si possa concludere questa consiliatura con una giunta estremamente tecnica, quindi emarginando per un attimo i partiti anche a seguito di un dibattito politico interno alla sua Guardi, idea rispetto al futuro no, amministrativo. io dico sempre la stessa cosa, quella che la dico dal 2012, il problema degli assessorati è di competenze, non tecnico né politico. Se un assessore è politico ed affidabile o è un tecnico ed è competente ed affidabile, a parità di competenze e di affidabilità per me è totalmente indifferente se è un assessore politico o un assessore tecnico. Quindi leggevo anche come dire, di possibili future dimissioni di altri assessori. La cosa mi incuriosisce perché evidentemente ci sono dei relata refero che a me sono ignoti. Posso dire quello che farò io. Io credo che il mandato assessorile, soprattutto in questi mesi a venire, richieda, oltre che la competenza e l'affidabilità, e questo è di tutti i componenti della giunta, richieda altresì la continuità della presenza. La necessità di essere presenti e laddove ci siano difficoltà per motivi personali, lavorativi, professionali, è chiaro che mi si rimette una valutazione o si deve condividere con il sindaco una valutazione circa la possibilità di
di assolvere fino a scadenza di mandato il proprio compito da assessore. Se questo non è, e lo chiariremo nelle prossime ore, è evidente che per ragioni di rispetto della funzione cui si assolve si condivide la necessità di fare altro e di consentire che quelle attività siano portate a completamento. Beh, questo vuol dire che, insomma, per andare in questa direzione, che ci sono già delle idee, lei si ritiene non soddisfatto dell'operato, di questa continuità, di questa assiduità? No, io non ho detto questo. Io mi ritengo soddisfatto dell'operato che è stato svolto. Ritengo però che dal momento in cui ci siano difficoltà a poter essere presenti, produttivi di conseguenza alla presenza del proprio, rispetto al proprio compito, si debba necessariamente prenderne atto. Nulla a che vedere con gli scontri, tra virgolette, o comunque il dibattito e la diatriba politica tra lei e i partiti politici? No, ma perché la vogliamo portare sui partiti politici? Sui partiti non c'è, c'è con qualche consigliere una polemica, non con i partiti politici. Un recente incontro col Partito Democratico ha chiarito le posizioni. No, col Partito Democratico è un alleato di coalizione. Quindi non chiederà al Partito Democratico di revocare i suoi assessori, né tantomeno si aspetta che vengano, che ci siano delle dimissioni dalla Giunta? No, ma le scelte di dimissioni dalla Giunta riguardano i partiti e gli assessori. Che io chieda di revocare, assolutamente no. Bene, questo è un po' l'aspetto politico, ci sono appunto, cioè, è vivo il dibattito in città. Questo vuol dire che da qui alla scadenza elettorale di primavera potrebbe esserci una vita abbastanza diciamo tormentata per la No, assolutamente no, guardi, noi stiamo andando avanti sul lavoro, abbiamo rimpinguato gli uffici che sono stati oggetto di una recente polemica con assunzioni importanti. Quindi l'amministrazione va avanti sulle proprie attività, bisogna ovviamente sapere assolvere al proprio compito consiliare e non scantonare con affermazioni che sono inaccettabili e che quindi non solo rispediamo a chi le dice, ma delle quali prendiamo la più totale, assoluta distanza. Abbiamo anche noi come redazione evidenziato un po' di tensione tra gli uffici, i dirigenti, la parte amministrativa e quella politica, forse dettata anche dalla... No, lei la sta portando sul generale, io la calibrerei sul particolare perché è la realtà. C'è stata una posizione di un consigliere comunale, Gennaro Della Mura, totalmente fuori, come dire, portata per la gravità delle affermazioni che ha rivolto al sottoscritto e agli uffici, rispetto alle quali diciamo, io ritengo neanche siano meritevoli di commento, ma dico anche che rispetto allo stile, all'azione di questo sindaco e di questa amministrazione c'è la più totale distanza presente e futura. Agli uffici bisogna sapersi relazionare, non bisogna farli sopravanzare sulle parti politiche, ma non li si può costantemente assediare anche con modalità non sempre appropriate. Quindi, poiché crediamo di avere il polso della situazione da 10 anni a questa parte, ritengo davvero una polemica sterile, sgradevole, dalle quali c'è la distanza totale. Ecco sindaco, lei diceva delle assunzioni che ci sono state proprio l'altro ieri, sono entrate nuove forze lavorative giovani tra l'altro che porteranno nuova linfa, lo diceva lei stesso. Ecco, qualche problema per il passato c'è stato, probabilmente dovuto proprio ai vuoti in organico che si sono determinati negli anni anche nel settore delle politiche sociali, e per sgombrare il campo ecco, da ogni illazione che pure in questi giorni c'è rispetto ad un concorso che deve essere fatto e che verrà fatto nell'ambito delle politiche sociali, lei teme che possano esserci problemi legati a questo anche di natura politica? No, non penso, anzi, proprio il contrario. Cioè, le procedure, guardi, la selezione delle commissioni, questo lo dico a qualche malpensante, che sia prossimo o lontano a questa amministrazione, chiunque esso sia, le selezioni che questa amministrazione fa seguono questo criterio da anni, compreso il piano di zona. L'interpello a tutti gli ordini e a tutti gli atenei della regione Campania. Cioè, noi non ci chiediamo dacci un nome, dacci questo nome, e in questo caso del piano di zona anche ai 4 comuni di coordinamento, perché è doveroso, no? Diciamo, dateci delle indicazioni. Fatto questo, non ci siamo stati fermi ad indicazioni che provengono
dagli ordini degli Atenei, cioè non sono scelte da noi, ma abbiamo fatto i sorteggi delle commissioni, i sorteggi alla presenza di polizia e carabinieri. E le domande saranno fatte a sorteggio. Poi ovviamente c'è l'autonomia gestionale dei funzionari e dei componenti di commissione, nelle quali vicende le parti politiche non solo non devono entrare, devono stare lontane un chilometro. C'è questa questione aperta relativa proprio ai piani di zona, al piano di zona, una questione legata proprio ai dipendenti. E dovranno ancora essere espletati. Stabilizzazioni, esatto. Come no, la questione di stabilizzazione è un'altra delle questioni che è stata posta. Allora, voglio ricordare quello che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo, seguendo una delibera di indirizzo, dato corso a quella delibera di indirizzo, chiesto alla Corte dei Conti un riscontro circa le possibilità di stabilizzazione del piano di zona degli assistenti sociali. Questo, quando parliamo di stabilizzazioni, parliamo di assunzioni a tempo indeterminato, chiariamoci, ma sappiamo anche che tutto ciò avviene sotto, come dire, l'ombrello della rigidità di spesa per il personale. Abbiamo incontrato di recente, io, la dirigente coordinatrice dottoressa Iacovino e la stessa assessore Manzo, la scorsa settimana, 10 giorni fa circa, l'assessore regionale Fortini, alla quale abbiamo posto il problema dell'azienda consortile come possibilità di rimedio a questa non separazione patrimoniale tra comuni e azienda, proprio perché propedeutica a una più agevole possibilità assuntiva, e abbiamo trovato conforto nelle valutazioni che noi già avevamo fatto come amministrazione comunale, e cioè che parlare oggi di stabilizzazioni pone un grosso punto interrogativo, a parte la copertura delle spese che potrebbe venire appunto dai fondi stanziati appositamente dal governo e di conseguenza dalla regione, ma sul lungo periodo, perché noi non parliamo di assunzioni a 3 anni, come sono gli avvisi, che hanno una scadenza, ma di assunzioni permanenti. Nel frattempo posso dire anche che, sebbene non ci sia accavallamento di funzione tra assunzione comunale e assunzione al piano di zona, abbiamo iniziato già a internalizzare, non a stabilizzare, ad assumere con concorsi pubblici ordinari 2 assistenti sociali e anche una contabile che faceva parte del precedente piano di zona, che aveva separatamente, autonomamente partecipato al concorso del Comune di Nocera. Questo aspetto legato alle assunzioni è particolarmente rilevante anche per quanto riguarda le piante organiche dei comuni e degli enti locali, proprio perché siamo reduci da quota 100, dai prepensionamenti. No, è un risultato importante che abbiamo portato avanti. Al Comune infatti ha nel tempo garantito il riassorbimento ex novo di 50 forze e di 50 unità lavorative, un numero abbastanza importante, costruito, nell'ultimo triennio, sì. Credo che siamo l'unico comune nell'agro-nocerino sarnese che è riuscito ad portare avanti una manovra di questo tipo, importante, e è una manovra fondamentale, diciamo, per questa città. E questo è un po' il problema che riguarda tutte le istituzioni pubbliche. Stesse rivendicazioni, stesse richieste vengono dalla CGIL per quanto riguarda la sanità, il potenziamento e rafforzamento degli organici negli ospedali locali, in particolare all'ospedale di Nocera Inferiore, che è il riferimento del DEA dei vari comuni. Vi state incontrando, lei sta dialogando con la CGIL e anche con gli altri sindaci per cercare di sottoporre le vostre posizioni alla Regione, alla Commissione Sanità, e fra queste c'è sicuramente la richiesta di nuovo personale all'ospedale di Nocera. Sì, noi abbiamo fatto questo incontro ancora ieri, nella giornata di ieri, relativo al documento da inviare alla Commissione Consigliare Regionale Sanità per chiedere un incontro, non avendo avuto ad oggi risposta né dal Presidente della Regione né dal Direttore Generale dell'azienda. È una battaglia su cui non demorderemo. Ecco, io inviterei ad esempio le parti politiche a farsi parte attiva, non su polemiche di basso rango, ma su cose serie come questa, su cui da parte di alcuni vedo l'assoluto silenzio, il che evidenzia, diciamo, una mancanza di consapevolezza politica del problema della sanità dell'ospedale per il nostro territorio, e sono convinto che sarà il tema decisivo dei prossimi anni e quindi del confronto politico anche nelle prossime competizioni elettorali, ma non solo a Nocera. Certo, Nocera è centro più sensibile perché ha l'Umberto I, ma fornisce e serve l'intero circondario. Quindi abbiamo elaborato questo documento che partirà lunedì,
all'indirizzo della Commissione Consiliare Regionale Sanità, che deve essere condiviso dai sindaci del territorio e fondamentalmente dai sindaci dei comuni, come dire, che sono sedi di presidio ospedaliero. Io assommo sempre anche Nocera Superiore, perché l'ospedale di Nocera è Umberto I e Nocera Inferiore Superiore di fatto, nel senso è al confine addirittura, certo, anche logisticamente, oltre che logisticamente, ma voglio dire storicamente. E quindi io spero che questa, che è una battaglia decisiva per la vita delle persone, quando noi parliamo di ospedale, significa che se Dio non voglia io mi sento male o un mio parente e ho bisogno di curarlo subito e di salvarlo, non so se è chiara la percezione di quello che noi diciamo, devo andare in un ospedale che mi dia una risposta adeguata, perché altrimenti è meglio che non c'è proprio l'ospedale. Se invece devo andare in un ospedale che per difficoltà di personale o di servizi che vengono progressivamente depotenziati, vado lì e non solo non mi curano, ma rischiano, malgrado la generosità dei medici, di fare peggio, e questa è una cosa estremamente seria. Ieri in un documento, ad esempio, abbiamo misurato, ci ha fornito il dato CGL, Funzione Pubblica, e CGL Generale, Confederazione Provinciale, la percentuale di investimenti previsti per i dispresivi ospedalieri dell'Agro, da Scafati, Sarno, Nocera Pagani, nel complessivo degli stanziamenti previsti dal programma aziendale sanitario regionale, è pari al 2%. 2%. Quindi quando io poi ascolto delle cifre dette il venerdì pomeriggio dal governatore, dico ok, va bene, ma per amor di Dio gli adeguamenti vanno bene, ma vogliamo parlare, finalmente dirci qualcosa di serio sulla questione dell'ospedale Umberto I, del DEA di primo livello. Per esempio, noi sappiamo che il DEA di Sarno, l'ospedale di Sarno, diventerà nella programmazione aziendale DEA di primo livello, pur avendo caratteristiche prestazionali di gran lunga inferiori a quelle del complesso Nocera Pagani Scafati, che è DEA di primo livello anch'esso. Nel frattempo sappiamo che Pozzuoli diventa DEA di secondo livello. Allora dovremmo parlare di questo, no? L'assessore, l'ufficio tecnico, insomma. E questa è una problematica che tra l'altro sta a cuore ai cittadini, perché come lei diceva, significa salvare vite umane o perdere le vite umane. Crede che nelle scelte politiche della regione Campania sia venuto meno il peso di questo territorio? Ma da tempo. Io ho sempre detto che questa è una partita fondamentale per la vita della nostra comunità, proprio l'ABC, la salute delle persone, l'ABC, non è che stiamo dicendo chissà quali cose, il palazzo, l'impianto. E sì, è venuto meno, e c'è stata anche un'incapacità delle parti politiche di assolvere ad una funzione decisa, consapevole, non sì ma però perché. Io vorrei ricordare ad alcuni miei partner di coalizione, mi riferisco al Partito Democratico in questo caso, che quando io ero consigliere comunale di maggioranza nel lontano 99-2000, 99 esattamente, 98-99, ero capogruppo all'epoca di Alleanza Nazionale, un partito che non esiste più, e ci fu il problema della barriera autostradale con la giunta Rastrelli, lei forse lo ricorda. Io non ebbi alcuna remora a schierarmi in modo nettissimo, pubblico, contro il presidente della regione, che era presidente di un partito a cui appartenevo, perché quella scelta era sbagliata. Allora qui non si vuole dire devi essere contro, ma perlomeno io mi aspetto che oltre il lavoro che magari viene fatto in modo più riservato, quando il sindaco prende una posizione chiara a tutela della comunità, e non la prende solo lui, la prendono pure gli altri sindaci del territorio, e non la prendono solo i sindaci del territorio, la prende pure la Confederazione del Lavoro, e non la prende solo la Confederazione del Lavoro, la prende pure la diocesi vescovile, allora si pone un problema politico serio e si va alle estreme conseguenze. No, ma io sì, sono andato, ho parlato e non abbiamo risposto. Questa è la questione, il resto sono chiacchiere inutili. Su questo fronte è una vera e propria crociata quella che poi si va combattere, e che potrebbe portare sicuramente a dei risultati se ci fosse l'unanimità a 360 gradi. Quindi quello che auspica, di merito c'è, lei io non posso dire che non ci sia. Questa l'unità. Convergenza dei partiti a questo punto, di tutti i partiti auspico presenti. Una posizione netta, pubblica, forte dei partiti.
a maggior ragione se sono collegati alle forze di governo regionale. Ecco, tra le richieste c'è il rafforzamento del, dell'organico. Posso chiarirla, certo. È molto semplice. Se il leader politico di un partito cui appartengo, e io sono sindaco, assessore, responsabile politico, segretario, capogruppo, sa che in quella città, che non è l'ultima città della provincia, anzi, i suoi riferimenti politici hanno posizioni chiare, forti, pubbliche, inizierà forse il problema se in quella città in futuro, in quel territorio in futuro, raccoglierà o no consenso. Se si va con i pannicelli caldi, al di là di ogni buona intenzione, non si fa nulla. Andiamo avanti, su questo ci saranno sviluppi perché venerdì e quindi domani vi rivedrete. Poi no, non ci rivedremo, domani ci il termine ultimo, termine tra domani e sabato per eventuali correzioni al documento che poi partirà con richiesta di incontro alla commissione consiliare lunedì. E quindi dovrebbero esserci poi degli sviluppi. Andiamo avanti nell'attività, nell'azione amministrativa, c'è un'altra tematica che è particolarmente rilevante ed è legata alla questione rifiuti e all'ente d'ambito. Ecco, anche qui sono previste nuove assunzioni. Funzioni, cioè l'attuazione di un piano industriale da... No, allora, mettiamo un attimo di ordine. Un conto sono le assunzioni e la Nocera Multiservizi e il piano industriale della Nocera Multiservizi, un conto è l'ente d'ambito dei rifiuti, o meglio il cosiddetto SAD, che è il sottoambito dei rifiuti dell'Agro Sud che mette insieme 7 comuni. Allora, dal punto di vista della Nocera Multiservizi vorrei ricordare a tutti che è una società che è stata presa per i capelli nel 2011, non gestiva i rifiuti, era alle soglie del fallimento, della messa in liquidazione perché aveva chiuso con 3 bilanci in negativo, è stata ripresa, riordinata, rimessa in sesto, risanata, le sono stati affidati i rifiuti con atto di convenzione e oggi si candida ad essere un soggetto interlocutore partecipante per l'affidamento della gestione del sottoambito. Sono in previsione delle nuove assunzioni che andranno fatte anche qui con concorsi pubblici di garanzia. Come ho chiesto per il tramite della segretaria generale, avendo il comune funzioni di controllo analogo sulla società partecipata, e c'è poi il problema del sottoambito. Che cos'è il sottoambito? Il sottoambito è il sistema di gestione che l'EDA Rifiuti, l'ente d'ambito complessivo, che è l'ente della provincia di Salerno, gestore unico, soggetto unico di gestione, pone ad alcune porzioni del territorio. La nostra porzione del territorio è l'agro nocerino sarnese, area cosiddetta sud, Sarno, San Valentino, San Marzano, Noceri Inferiore, Superiore, Castel San Giorgio, Rocca Piemonte. Si pone un problema relativo ad impiantistica, costi, efficientamento della gestione e vantaggi economici di prospettiva. Rispetto a questa questione, il comune di Nocera Superiore pone un problema di richiesta di appartenenza ad altro ambito, ma non è competenza mia e competenza dell'EDA. Pone però anche un problema giusto, cioè torna utile o no una gestione in questo modo? Produrrà vantaggi economici o no? Consideriamo che ci sono anche delle disomogeneità di prestazioni, ad esempio in termini di raccolta differenziata tra singoli comuni. Ci sono disomogeneità di collocazione degli impianti, perché? Perché l'agro nocerino, che pure aveva attraverso qualche comune, prima Sarno, poi noi, poi siamo tornati indietro, candidato i propri territori ad impiantistiche, per esempio per l'umido, hanno rivalutato la inopportunità in una conurbazione selvaggia per tante ragioni di mettere impianti che possono essere complicati. Allora, a questo l'ente d'ambito deve dare risposta. Se però come sottoambiti non ci si mette d'accordo, io sono per il totale dialogo, lo voglio chiarire subito, è chiaro che l'ente d'ambito rifiuti potrebbe intervenire con funzioni commissariali suppletive. E quindi questo è un aspetto, come dire, importante da valutare. E su cui poi i comuni saranno chiamati a pronunciarsi su questo. E allora, tra le attività che noi vediamo in città c'è sicuramente l'importante opera di realizzazione del parcheggio finalmente di Via Canale, una vicenda giudiziaria che si è finalmente conclusa, nonostante qualche sacrificio, tra virgolette, dei cittadini e degli automobilisti in questi giorni, però vedrà la realizzazione di una grande opera. Mi dà l'occasione. Questo forse è il cuore centrale dello spazio autogestito, ma per me è molto importante. Quando io sento polemiche di fine mandato da parte di chi tira calci senza logica, diciamo, proprio senza nessuna sapienza neanche politica, in vista delle future elezioni, no? Mi riferisco a singoli partiti politici, singoli consiglieri.
e penso al lavoro che noi abbiamo fatto, all'inizio mi arrabbio, poi mi viene da ridere. Allora io vorrei ricordare che noi non abbiamo fatto solo l'azione di risanamento finanziario che va in chiusura al 2023 e di cui beneficerà la città e la futura amministrazione. Noi abbiamo fatto la riorganizzazione del personale, noi abbiamo fatto la prima pianificazione urbana dal 1976, perché quelli prima di me, che adesso alzano il ditino, si tiravano gli stracci, tanto da fare andare via cervellati, per la pianificazione urbana. Abbiamo fatto il vincolo delle aree agricole, abbiamo risanato la multiservizi, abbiamo portato la raccolta differenziata con la delega assessorile mia, non di altri, dal 32 al 56%, 54%, di recente al 56%, e ringrazio anche l'assessore all'ambiente per il suo contributo più recente, l'attuale e i precedenti, cioè nell'ordine Scarfò, Piccolo, Fasano. Abbiamo riorganizzato il personale che era in uscita, abbiamo fatto le assegnazioni chiuse dopo 30 anni, 35 anni dell'area industriale di Casarzano, che non si chiudevano mai questi lotti, abbiamo avviato i lavori fognari facendo un'azione di pressing politico anche immaginifico, no? Ricordiamo la discesa al fiume, abbiamo riarticolato il piano di zona, prima era un carrozzone di 13 comuni che non decideva mai niente, adesso siamo su 4 comuni di ambito, riuscendo a fornire prestazioni maggiori. Abbiamo avviato lavori pubblici completati, per esempio pensiamo Piazza del Corso e Palasport per il passato, adesso il parcheggio di Via Canale, una vicenda dove ognuno la voleva, chi cotta e chi cruda, e in passato mi sono trovato parti politiche che facevano la sponda al privato, non al comune, al privato, il quale poi alla fine ha presentato lo stesso progetto che stiamo facendo noi. Cioè noi il parcheggio, vi ricordate l'idea magnifica della villa comunale soprastante e i parcheggi sottostanti? Dopodiché i proprietari privati di quell'area hanno proposto di fare quello che stiamo facendo noi, il parcheggio a raso. Ma adesso il parcheggio è pubblico, quella era un'altra ferita che si è chiusa dopo tanto tempo. E allora se noi pensiamo a come la città era e a come la città è, onestamente delle polemiche spicciole non me ne può fregare di meno, dicono a Roma. Cioè a noi interessa avere fatto delle cose. Ne potevamo fare di più, le potevamo fare meglio, sì è vero, ma non tutto è dipeso da noi, in parte ci sono stati i nostri limiti, in parte limiti degli enti di interlocuzione, la Regione ad esempio, soprattutto, noi ancora sul Monte Vescovado registriamo delle difficoltà di ritardo alla partenza dei lavori. Poi accenneremo anche a questo, Monte Vescovado. Certo. Il parcheggio di Via Canale, dicevamo, lavori in corso, per Natale ce la farete? No, per Natale no, lo si farà penso per febbraio. Quindi riaprirà comunque a singhiozzo e per step, sì, quell'area di parcheggio. Monte Vescovado, lei ha fatto un riferimento, nei giorni scorsi ci sono state delle lamentele dei residenti per quanto riguarda gli allagamenti. Sì, quello è un grosso problema. Ricordiamo che il Comune ha sbloccato tutta la partita di competenza comunale. I vincoli sulle ipoteche, che venivano dalla storia dell'ACP Futura, del Banco Napoli, ha liberato le aree. Poi adesso l'intervento non lo fa il Comune di Nocera, l'intervento lo fa Acer Napoli, Regione Campania, e registra ritardi anche lì importanti. Né noi abbiamo avuto stanziamenti aggiuntivi dalla Regione Case Popolari, perché parliamo sempre del vecchio stanziamento residuale che deriva da circa 10 anni a questa parte. Quindi andrebbero affrontate molto seriamente tante cose. Ecco, tra le tante, io volevo ricordare anche nella scorsa estate i suoi interventi per la preoccupazione della qualità della vita, della qualità dell'aria, in particolare dell'ambiente nella città di Nocera Inferiore, soprattutto per quanto riguarda la zona a ridosso dell'autostrada, e quindi una ripercussione che si ha sul centro urbano. Più volte ha lamentato purtroppo l'inosservanza delle regole, l'inosservanza dei divieti anche da parte dei mezzi pesanti. Anche un problema rotatoria lì che dovrebbe... La rotatoria, siamo partiti con gli espropri, è una vicenda non semplicissima anche quella, ma che troverà, puntiamo a far ritrovare realizzazioni quanto prima. Dal punto di vista della... della qualità della circolazione, noi stiamo attivando il piano di mobilità e il piano traffico. Abbiamo fatto con grande ritardo, la società è stata in stand-by per 1 anno e mezzo causa Covid. Ricordiamo a chi ci ascolta che io sono il sindaco che ha dovuto gestire, come tanti miei colleghi, una crisi mondiale senza precedenti, e qui pensiamo di averla onorata la gestione di quell'attività.
e speriamo che ne veniamo fuori, per cui abbiamo registrato un ritardo nella partenza della pianificazione per la mobilità e del traffico, che si sta completando con le consultazioni delle parti sociali ad iniziativa della società incaricata. Anche questo è un lavoro che sarà consegnato a fine mandato, almeno nella sua prima porzione, non per intero, e sul quale bisognerà proseguire in prospettiva, come il piano del verde. Il piano del verde, ad esempio, è l'unico comune che sta lavorando a un vero piano del verde, ma sa qual è il patrimonio arboreo di Nocera? Questo nessuno lo dice, tra piante messe prima di noi, quelle che abbiamo messo noi, poi sento tante fesserie in giro, ma fesserie a quintali, qualche cosa come circa 12.000 piantume, 12.000! Non sto parlando della montagna, parlo della città, tra verde pubblico e privato di fruizione pubblica. È una cosa enorme, che non c'entra col traffico veicolare, che non è un problema solo nostro, perché noi non abbiamo una politica di area vasta che dovrebbe coordinare la provincia e per esempio riscontriamo ritardi sulla mobilità ferroviaria a maggiore tratta di velocità da parte della regione che coinvolgono il nostro territorio. Ma perché? Perché noi siamo un territorio che assorbe servizi. La mattina vengono tutti qui, dall'agro vengono qui e quindi vengono per le scuole, vengono per le aziende, vengono per il commercio, vengono per il teatro, vengono per tante cose. Ecco, a tal proposito, lei diceva piano traffico, parallelamente si sta muovendo per esempio la città vicina di Pagani, non sarebbe stato il caso di riunire le forze? Sì, ma si arriverà ad un piano comprensoriale. Guardi, io mi dà l'occasione, perché poi vorrei anche chiudere, se ritiene di farmi qualche domanda politica non mi dispiacerebbe, decide lei. Io gliel'ho proposto, va a decidere. Anticipato la conclusione, dovevamo concludere, guarda, con il botto. Sa perché mi interessa, non dico poco, perché mi interessa chi sarà il prossimo sindaco della città, come amministrerà la città, chi lo accompagnerà, che è importante più di chi sarà il prossimo sindaco. Mi interessa poco, in parte, per modo di dire, perché io ho la consapevolezza, dopo 10 anni, dopo aver fatto una fatica enorme per portare avanti una città, che perlomeno è una città, non è che sta più al fallimento, non paga gli stipendi, non raccoglie la spazzatura, non pianifica l'urbanizzazione, non tiene i rifiuti, è una città con i suoi limiti, perché i problemi residui seri, grossi, l'inquinamento ed altro, il veicolo, il fiume, sono problemi di comprensorio. Se non ci sarà, e anche qui ho prodotto uno sforzo insieme ad altri, mettendo insieme questa conferenza dei sindaci come strumento suppletivo di fatto ai vecchi strumenti di concertazione, se non ci sarà una programmazione territoriale, ma noi non andiamo da nessuna parte. Nocera continuerà ad avere il traffico, continuerà ad avere l'inquinamento del fiume e tutto il resto. Lei ha detto la politica, aveva fatto scalpore una sua dichiarazione, anche se subito anche alla nostra emittente ha smorzato un po' i toni, ma quel suo, post su Facebook, lascio la politica, aveva lasciato un attimo interdetti, ha poi spiegato che in realtà alla fine di questo mandato lei lascerà la politica, ma in realtà che cosa vuol dire? Perché lei parla di una continuità. Qui abbiamo una sorpresa, un piccolo scoop ci ha riservato, allora sorprende anche me, vedo che c'è un logo già pronto, no? Al di là di questo ci sono delle lezioni importanti, è importante chi erediterà la gestione amministrativa della città di Nocera Inferiore dopo il lavoro che c'è stato. Allora do i contorni esatti di quella situazione, di quella scelta, di quel posto. Posso sbirciare, sì, Nocera è civica, quindi facciamo vedere, do i contorni esatti di quella situazione. I contorni sono questi. Io sto vivendo la chiusura di un ciclo di vita che è un decennio importante, che ha comportato tanti sacrifici, ha comportato tanta sopportazione. Io credo che il primo requisito di un sindaco non sia né la capacità, né l'intelligenza, né l'onestà, che sono cosiddette precondizioni, sia la pazienza, perché le imbecillità che io devo ascoltare quotidianamente, non dai cittadini, perché il cittadino giustamente da persona comune pone dei problemi, da taluni che si definiscono politicamente consapevoli, è veramente enorme e a talvolta non c'è neanche la buona fede, in alcuni casi, poi grosso fortunatamente sono collaborativi e vicini, ma poi lo facciamo vedere, Mario, lo facciamo vedere, eccolo qua. Prontamente arriva dalla regia il nostro dico Mario questo Mar- perché io veramente chiuderò con l'attività politica il giorno dopo, come ho detto, quindi non mi occuperò più di politica attiva in prima persona, cioè come elettiva esattamente, il giorno dopo che si insiederà il nuovo sindaco. Il giorno in cui si insedia il nuovo sindaco io
Mi dedico alla mia vita privata dopo aver dedicato un arco di vita tra i 40 e i 50, quindi non poca roba, insomma, tra i 42, 52 e 54 anni, alla mia comunità, alla mia passione di vita, che non significa disinteressarsi della politica. Questo non è un simbolo elettorale, tanto per capirci. Questo è un logo di un'associazione che voglio lanciare, che raccolga persone di buona volontà, al di là delle appartenenze, diciamo, politiche, che pongano al centro del proprio impegno sociale, di vita, personale, magari anche politico, l'attenzione alla terra che abitano insieme alla propria famiglia. Ma lo facciano in modo consapevole, non aprendo la bocca per parlare, e neppure, aggiungo, per strumentalizzarlo a fini elettorali. Quindi questa roba qui è un'associazione. Io credo formalizzerò per i primi di dicembre, per la prima metà di dicembre se ci riesco. È un'associazione di carattere culturale, socioculturale, che raccoglierà persone di questo territorio, a partire dalla mia città, perché c'è no, c'è Re Civica, ma anche l'Agro è civico, e quindi con una proiezione territoriale a partire dalla città che dà il nome all'Agro Nocerino Sarnese, e con l'intenzione di dare un contributo di qualità e che vada fuori dalle logiche elettorali e politiche. Appunto, lei dice fuori dalle logiche elettorali e politiche, quale ruolo immagina per questa associazione? Un laboratorio sicuramente Un ruolo civico? propulsivo, un ruolo non strumentale ai momenti elettorali, il che non significa che non potrà dire la propria, Esatto, di idee, di progetti, ovviamente, insomma. la propria anche nelle scadenze dei momenti elettorali, ma con il bisogno di mantenere la barra dritta. Guardi, le divisioni dei partiti, che io ritengo strumenti politicamente indispensabili, io non sto contraddicendo i partiti sono strumenti di proiezione sovraterritoriale, di microterritorio, cioè proiezione regionale, nazionale chiaramente, anche provinciale, ma assorbono in questa fase della storia ad una funzione minore e residuale. Quindi, diciamo, la corrente più importante non è perché non si sono riposizionate le culture politiche. Noi abbiamo vissuto la fine delle ideologie, abbiamo avuto una lunga transizione di un 25enne, un quarto di secolo, dal 94 ad oggi circa. Ma non c'è la nascita di poli politici, di culture politiche di riferimento. Adesso si inizia a intravedere qualcosa. E la grande divisione non è tra Forza Italia, Partito Democratico, i 5 Stelle, è tra culture identitarie e culture a maggior proiezione, come dire, internazionale o globale. Ed è una sfida micidiale, dove in mezzo rischiano di rimanere schiacciate le vite delle nostre microcomunità. Quindi è questo che noi dovremmo iniziare a pensare, e vuole essere anche un luogo di elaborazione di cultura e di pensiero per quello che sarà questa grande occasione che dovrebbe essere rappresentata dal Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, Ripartenza e Resilienza, che è una cosa importante, e quindi pensiamo a questo, insomma, le elezioni le faranno i cittadini, le parti politiche. Ecco, io tornerei da lei, dice, non sarà sicuramente un contenitore elettorale, non avrà nulla a che vedere con le elezioni amministrative, però giocherei un attimo su quell'aggettivo civico, perché più volte negli ultimi giorni lei l'ha utilizzato, anche No, in io ho sentito sede. utilizzarlo anche a chi ha fatto parte fino a un paio di anni fa di segreterie politiche di partito, il civismo trasversale. Accetto i partiti, ma se non hanno i simboli nella coalizione, ma che logica è? Perché non bisogna essere onesti con le persone? Io ho fatto una coalizione che ha un tronco civico e ci sono i partiti i quali si prese sono presentati con la loro identità. Io credo che si debba avere il coraggio di dire: io faccio un'area civica, ma se ci sono adesioni politiche o partitiche, si dichiarano per quelle che sono. E quello che abbiamo fatto noi, abbiamo fatto una coalizione a prevalente trazione civica, che era la mia impostazione, e poi c'era il Partito Democratico, il Partito Socialista Che sono poi. il Partito Cattolico Centrista. Ma e questa è una forma chiara: dire noi facciamo il civismo trasversale, poi ci troviamo i leghisti, i Fratelli d'Italia, quelli di sinistra, è in insalata russa, insomma, non è una forma, come dire, chiara, chiara.
Ecco, questo discorso però ha portato ad una spaccatura, forse anche profonda, all'interno della sua maggioranza, tra l'area civica e quella legata ai partiti, tra i rappresentanti dei partiti stessi. Che no, dove io porterà? credo che sia una fase dialettica, non sia una spaccatura. Allora, diciamo una cosa, chi è riuscito a tenere insieme per 10 anni, non per un anno, questo fenomeno è stato il sottoscritto, ha messo in piedi e poi gli ha dato una direzione. Una direzione che, come diceva l'etichetta di programma, era civica, moderata, riformista, democratica. Ed è stata dichiarata leale, diretta, non indiretta, perché c'era l'area civica centrale, i partiti di centro, i partiti riformisti socialista e il Partito Democratico. Il futuro lo decideranno i soggetti politici di questo mondo, di queste dinamiche, magari anche con l'inclusione di soggetti politici che oggi non ci sono. Sperando che però in questo caso siano che condividono alcune azioni di questa amministrazione, perché altrimenti non si spiegherebbe, no, come arrivano all'ultimo a tutto. Non penso ad una spaccatura, penso ad una dialettica. A non far spaccare devono essere bravi loro. Adesso non la gioco loro, più io. I partiti e le liste civiche. Adesso la partita, il giocatore in campo non sono più io. Se sono bravi, se riusciranno ad essere leader e uomini di sintesi, lo vedremo. Se saranno uomini di parte, avranno già perso, oppure se le vincono le elezioni, perché non dureranno più di 2 o 3 anni. C'era però, ed è davvero l'ultima cosa, chiudiamo su questo, io però chiuderei la trasmissione parlando un attimo di Covid, perché è quello che interessa anche i cittadini, ma dicevo il fatto che anche le liste civiche, gli esponenti civici della sua maggioranza chiedano con insistenza questa separazione in vista delle elezioni elettorali. Molti non vedrebbero di buon grado la presenza di liste di partito con il simbolo di partito. A me questo non mi risulta, ma ripeto, adesso i giocatori in campo sono loro. Io posso fare l'allenatore, posso fare il suggeritore, ma non mi faccia fare quello che ho detto che non vorrò fare. E allora chiudiamo questa parentesi. C'è una preoccupazione rispetto ai Green Pass, ai controlli all'interno delle attività commerciali e in tutte le attività? Sì, c'è molto lassismo sui controlli. Questo è un fatto ormai diffuso. Ma in generale, non nella città di Nocera Inferiore, in generale. Dappertutto le vai, ho girato un po' in questi mesi, sono stato anche fuori. Green Pass, utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Sì, c'è un atteggiamento tollerante, molto dettato dalle attività commerciali, le quali hanno l'ansia di recuperare quello che non hanno. E purtroppo tenere insieme l'autodisciplina e la capacità di ripartenza è una cosa che per noi è stata estremamente, sempre, storicamente. Però in questa fase in cui si vede un rialzo dei contagi, io sarei attento, però lo dico con suggerire l'attenzione, ma non stressare le persone. Io vedo ancora di recente grida di allarme, non che non devono generare attenzione, quello sì, ma come dire, forzature retoriche pesanti che non fanno bene al clima di vita generale. Noi dobbiamo pensare anche a quello che si ingenera poi. Per quanto riguarda i controlli, lei come sindaco disporrà un rafforzamento alla luce anche dei dati che sono in aumento, dicevamo, dei contagi in territorio? Sì, noi alcune attività di controllo le stiamo facendo, interloquito di nuovo con l'ASL territoriale di prevenzione, alla quale ho chiesto una partecipazione, no? Una forma di attenzione e maggiore anche la possibilità di altre protesi vaccinali, ma qua stiamo parlando già di terza vaccinazione e non abbiamo ancora completato nelle nostre città i cicli di seconda vaccinazione. Questo non è imputabile ai comuni, io penso che i comuni hanno fatto uno sforzo enorme, compreso comprare le macchine di laboratorio, la nostra amministrazione, grazie ai cittadini di Nocera. Quindi adesso insomma dovrebbero riammagliare un po' i tempi di gestione della questione. Sì, noi abbiamo parlato di vuoto. Lei non minaccia più, però. Poi non la lascio più perché alle porte c'è una scadenza elettorale. L'avevamo dimenticato, le elezioni provinciali, non c'era inferiore, aveva espresso un consigliere provinciale, ora? No, io credo che se si sta 6 mesi appena, 6-7 mesi, 7 mesi circa dalla scadenza elettorale comunale, non abbia senso che l'amministrazione, contrariamente a quello che ha fatto l'altra volta
dove ha dato un'indicazione e ha ottenuto un risultato, portando una candidatura forte a vincere la competizione elettorale come consigliere provinciale. Parlo del presidente De Nicola, che è stato eletto con un ampio contributo di maggioranza, e non solo, perché poi c'è stato bisogno anche di voti esterni, dalla nostra città. Credo che non sia invece al momento appropriato dare delle indicazioni, perché ognuno vedrebbe quel candidato consigliere provinciale eletto a 6 mesi dalle elezioni come uno che si mette la medaglia in petto più degli altri, e quindi si rischia, dovendo poi decadere se non si viene rieletti consiglieri comunali, dalla funzione. Spieghiamolo, perché si viene eletti consiglieri provinciali, ma non è che si resta consiglieri provinciali, essendo un'elezione di secondo livello poi si deve essere riconfermati al consiglio comunale della propria città. Allora il rischio è che quello che si candida venga visto dagli altri competitori elettorali come la gallina bianca, cioè o il figlio della gallina bianca. Quindi io su questa storia stacco totalmente la spina. Resta fuori. Sì, assolutamente, sono liberi di fare ciò che vogliono. Io la ringrazio, Sindaco, ci rivedremo sicuramente in un prossimo appuntamento, anche prima delle festività natalizie, certo. Insomma, per capire, e lì veramente tireremo le somme, il bilancio di fine anno rispetto all'attività svolta prima di andare verso la campagna elettorale di primavera. Grazie davvero per essere stato qui con noi, ringraziamo voi a casa per averci seguito. Arrivederci. Grazie.